Considerazione, ecco, su questa mostra che pone al centro l'arte sacra. Sì, non l'arte sacra in generale, ma una forma molto particolare di arte sacra. Siamo negli anni successivi al terremoto del 1908. Il grande ricostruttore della chiesa messinese, l'arcivescovo Paino, decide di non lasciare le pareti del Duomo come oggi le vediamo, cioè bianche, perché con il terremoto sono crollate proprio le pareti centrali e sono sopravvissute le absidi e la parte anteriore. E decide invece di farle decorare al più famoso artista dell'epoca, il pittore Aristide Sartorio, un pittore liberty che realizza delle decorazioni eccezionalmente originali e che però non vengono realizzate per la morte dello stesso autore, che muore nel 1932. Successivamente, dopo vari tentativi, le realizzazioni saranno invece del pittore Bargellini. E Bargellini finirà la sua opera soltanto nel 1938 e pensate, nel 1943 gli ispezioni incendiari dei bombardamenti anglo-americani distruggeranno tutto. Noi oggi conserviamo però per fortuna tutti i bozzetti e soprattutto le tele in dimensioni naturali degli affreschi del Sartorio. Mostrare questa realtà alla città di Messina è molto importante perché? Perché si riassume una storia, se vogliamo, simbolica di una città che non riesce a realizzare, un po' per sfortuna, il terremoto, un po' per colpe umane, la guerra, ma anche l'incapacità organizzativa, amministrativa, è una metafora, non la guerra. Ecco, non riesce a realizzare le cose più belle. Poi però, per esempio, nel 2000, col Giubileo, arriva un vescovo molto in gamba, Monsignor Marra, che realizza una parte, sia pure piccola, ma significativa di questi affreschi, che oggi sono l'arco trionfale che conduce al transetto della navata centrale. E allora forse c'è un barlume di speranza finale. Magari, chissà, dopo questa mostra si potrà procedere a realizzare ulteriori parti di queste opere dentro il Duomo di Messina.